Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Prima della pausa estiva, nel video sul mondo e il conflitto, avevo chiesto se ci sarebbero stati dei video che avreste voluto vedere in questa stagione. E sotto quel video è venuta a formarsi una discussione abbastanza interessante con Daniele Fumara e Metallo Devasto, in cui chiedevano se fosse possibile vedere lo svolgimento, l'evoluzione del conflitto attraverso un'intera campagna. Ora, fare un lavoro del genere è virtualmente impossibile. Una campagna normalmente dura anni e nello svolgimento della campagna stessa, la stessa natura del gioco di ruolo porta a avere delle continue mutazioni di contesto, tali per cui sarebbe virtualmente impossibile pianificare ogni singolo conflitto in un'intera campagna, anche solo semplicemente perché le campagne si sa come iniziano, ma difficilmente si sa come finiscono se non nelle linee più generali. Il master, quindi, a differenza di un romanziere che può pianificare il conflitto in tutta la sua storia, non può farlo. Deve adattare il conflitto che ha in mente a quello che organicamente emergerà dalla campagna. Questo però non vuol dire che non ci siano dei principi a cui attenersi, ed è proprio quello di cui parleremo questa settimana. Voglio proprio partire da quella discussione e nello specifico da una cosa detta da Metallo Devasto. Parafrasando, Metallo dice che i giocatori si aspettano che il conflitto cresca durante il corso della campagna, ma che in realtà molto spesso la cosa si riduce a una serie di scontri di difficoltà crescente senza che ci sia un rispettivo aumento della tensione all'interno della storia. Cominciamo dicendo che per quanto sia limitante, questa non è una cosa intrinsecamente negativa. Quale sia il tipo di conflitto che la vostra campagna vedrà messo in atto principalmente dipende in larga parte dal sistema che avete scelto per gestire quella campagna. La maggior parte delle edizioni di D&D, per esempio, è pensata per risolvere combattimenti tattici tra un gruppo di personaggi che diventa progressivamente sempre più potente e guadagna sempre più abilità, che va a contrapporsi con mostri che a loro volta diventano più potenti e hanno più abilità, e il livello di tattica richiesto nello scontro diventa di conseguenza sempre maggiore. Tra l'altro, in D&D quello che succede tra uno scontro e l'altro o non è proprio gestito dal sistema o è gestito in maniera abbastanza blanda e generica e fondamentalmente lasciato alla libera interpretazione del tavolo. Va da sé quindi che se state usando D&D per gestire la vostra campagna, la campagna sarà fatta principalmente da scontri tattici contro piccoli gruppi di mostri sempre più potenti, perché questo è quello che il sistema è pensato per gestire. Allo stesso modo, se la vostra campagna la stesse basando su una delle lezioni del richiamo di Cthulhu, avreste una campagna che si basa sui personaggi che scoprono progressivamente sempre più cose che l'uomo non dovrebbe sapere e alla fine impazziscono per la conseguenza delle loro conoscenze. Partite sempre dal presupposto che dovete scegliere un sistema che sia in grado di gestire il tipo di conflitto che volete introdurre e che dia ai giocatori gli strumenti per poterlo gestire. Se non volete avere una serie di piccoli scontri contro avversari sempre più potenti, non fate una campagna di D&D. Se non volete che i personaggi impazziscano, non fate una campagna nel richiamo di Cthulhu. Chiarito questo, veniamo al succo del discorso. Il problema evidenziato da Metallo in realtà non ha tanto a che fare con la natura del sistema che state utilizzando, quanto a una vera e propria mancanza di evoluzione del conflitto all'interno della campagna.
Riprendiamo proprio l'esempio del Signore degli Anelli che lui ha fatto nel commento. Nel Signore degli Anelli il conflitto, come viene presentato all'inizio, non è quello contro Sauron. Gandalf non va da Frodo nel capitolo 1 dicendogli: ah, tu hai l'unico anello, adesso devi andare sul Monte Fato e buttarlo nel vulcano. All'inizio, quella che dovrebbe essere la missione di Frodo è semplicemente andare fino a Brea seguendo la provinciale, in pratica. Da lì l'incontro col Nazgûl gli costringe a passare attraverso il Bosco Atro, dal Bosco Atro vanno a passare attraverso i non morti e Tumulilande. Una volta arrivati a Brea, l'assenza di Gandalf li costringe poi a portare personalmente l'unico anello a Gran Burrone alla corte degli Elfi. Quella che è partita come un viaggio avventuroso lungo una via commerciale da parte di quattro campagnoli ha avuto una serie di step che ha portato quei quattro campagnoli alla corte del re degli elfi a discutere di quella che fondamentalmente è politica internazionale. Da lì, col proseguire della saga, non si limiteranno semplicemente ad affrontare mostri sempre più grossi e cattivi. Con il proseguire della saga ci sarà una costante evoluzione di quella che è la situazione per come era presentata all'inizio e il livello di dramma, il livello di tensione all'interno della storia si farà sempre maggiore. Non si limiteranno ad affrontare mostri sempre più grossi, ma ci saranno delle evoluzioni del contesto in cui si trovano. Le forze in campo saranno molto maggiori di quello che era stato preventivato. Persone e intere nazioni che pensavano essere loro alleate si scopriranno non esserlo del tutto. Gli stessi poteri dell'anello, per come erano stati presentati all'inizio, si riveleranno essere molto maggiori e anche molto più sinistri. Un errore prevalente che ho visto fare continuamente è quello di aumentare la difficoltà del conflitto, ma senza che ci sia un relativo aumento della tensione ad accompagnare questo aumento di difficoltà. Molto spesso il master presenta quello che vuole essere il conflitto principale, o più che altro il conflitto finale della campagna, nelle primissime fasi e in maniera incredibilmente esplicita. Quante campagne avete visto con gli avventurieri che fanno un paio di missioni iniziali, poi arriva un PNG che fondamentalmente è l'avatar del master che dice loro che sono stati prescelti per compiere una grande impresa, poi gli dice esattamente quale sarà l'impresa, come faranno a compierla, e da lì in poi sono solo combattimenti fino ad arrivare al boss finale. Questa serie di combattimenti può essere progressivamente sempre più difficile, ma non porta a un aumento della tensione. Ne abbiamo parlato in un video qualche anno fa, ve lo lascio qua sopra se dovete andarlo a recuperare, ma non dimenticate mai che i mostri sono lì per perdere. Lo sapete voi come master, lo sanno i giocatori come giocatori. Quando gli presentate l'ennesimo mini boss all'interno della stessa campagna, magari può essere un'interessante sfida tattica per quella sessione di gioco, ma i giocatori sanno già che tanto vinceranno e andranno avanti, perché questo è quello che ci si aspetta facciano. Se questo processo viene ripetuto indiscriminatamente fino al boss finale, che è il più difficile di tutti, ovviamente non ci sarà alcun aumento della tensione, perché in realtà i giocatori non avranno mai paura che succeda loro niente di male, sono gli eroi e vincono gli scontri. Se si vuole mantenere alto il livello di tensione all'interno di una campagna, non ha senso puntare esclusivamente su combattimenti sempre più difficili. Questa è una logica da videogioco. Non che sia anche in questo caso intrinsecamente sbagliata, solo che in un videogioco funziona perché in un videogioco
La tensione è data dal fatto che lo scontro mette alla prova le abilità del giocatore. Più il mostro è difficile da sconfiggere, più il giocatore dovrà impegnarsi perché non sa se le sue abilità saranno sufficienti a sconfiggere quel boss o se dovrà ricominciare da capo. Ma in un gioco di ruolo questo non succede perché non ci sono delle abilità fisiche del giocatore, lanciare i dadi non è un'abilità e dato che si tratta di un racconto, non c'è un elemento competitivo nel gioco di ruolo, i giocatori vincono, quindi non c'è neanche il pathos del sapere come andranno a finire le cose. Più che altro, man mano che la campagna prosegue, il master deve progressivamente mutare e far evolvere il livello del conflitto e le conseguenze che il conflitto avranno per renderle sempre più pesanti e sempre più aspre per i giocatori. La tensione non nascerà tanto dal superare gli incontri, quello è abbastanza scontato che venga fatto, ma dal sapere se gli incontri che loro hanno facilmente superato erano effettivamente quelli corretti da superare, cioè se i giocatori faranno le giuste scelte all'interno del mondo di gioco. I combattimenti non è che devono essere eliminati, anzi, in Dungeons & Dragons, molti giochi tradizionali e in moltissimi giochi dell'OSR sono il fulcro centrale delle storie, ma non dovrebbe essere il superamento del combattimento in sé a fare da conflitto. I giocatori hanno sconfitto il mini boss, il luogotenente del signore del male. Bene, quello che hanno guadagnato è che ora hanno messo le mani sui piani di battaglia del signore del male. A questo punto, ragionando sui piani di battaglia, potranno scoprire dove il signore del male sta per attaccare e fare una contromossa. Ma una volta che avranno fatto la loro contromossa, il signore del male, se non l'ha già capito, capirà che i suoi piani segreti non sono più così segreti, quindi cambierà la sua strategia di conseguenza. A questo punto, quando arriverà il prossimo attacco del signore del male, i giocatori saranno in tensione. È un vero attacco o è solo un diversivo? Sta mettendo alla prova per vedere se effettivamente noi sappiamo i suoi piani o dà per scontato che noi li sappiamo e ci vuole distrarre in qualche altro modo. Se noi sbagliamo a fare la mossa, potremmo benissimo sconfiggere l'attacco del signore del male, ma se quello era un diversivo, l'attacco vero potrebbe toglierci qualcosa a cui noi teniamo particolarmente. Questo aumenta la tensione per i giocatori. Detto in maniera molto più semplice, dato che i giocatori sanno che vinceranno i combattimenti, o almeno danno per scontato che lo faranno, sapendo come va a finire, non provano tensione per quello. La tensione si prova quando l'esito delle scelte è incerto. Ed è lì che il master deve agire per aumentare la tensione. Come dicevo però all'inizio del video, dato che sono poi le azioni e le scelte dei giocatori a influenzare l'andamento della campagna, starà al master doversi adattare a quello che effettivamente sarà l'effettivo flusso della campagna e a modificare man mano la tensione prevista in modo da mantenerla sempre alta. Anche perché, e questo lo dico in maniera esplicita, anche se voi voleste essere intellettualmente disonesti e quindi forzare eventi di trama indiscriminatamente alle scelte dei vostri giocatori, questo trucco viene scoperto molto in fretta dai giocatori e nel momento stesso in cui i giocatori capiscono che tanto le loro scelte non sono importanti perché succede solo quello che il master dice che succede, avreste annullato totalmente la tensione, perché dato che i giocatori possono fare quello che vogliono, tanto le conseguenze delle loro scelte non dipendono da loro,
non si preoccupano assolutamente di quello che può succedere, perché è comunque inevitabile. Ovviamente, comunque, non basta semplicemente aumentare la tensione e complicare la vita degli avventurieri, ci vuole effettivamente anche un minimo di abilità nel gestire quelli che saranno gli antagonisti, ma questo video oramai è durato fin troppo, quindi ne parleremo piuttosto la prossima settimana. Diciamo che questo video è tutto. Come sempre, adesso fatemi sapere la vostra opinione in materia, scrivetemi nei commenti come fate voi a mantenere la campagna alta, o se vi siete mai trovati in campagna e sono deragliate appunto perché troppo ripetitive o perché mancava un aumento della tensione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate sulla campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.